Dopo l'edizione estiva di Pescara, Cartoons on the Bay arriva all'Aquila per la Winter Edition dal 1 al 3 dicembre. Il festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale, promosso dalla Rai, organizzato da Raicom, sarà protagonista in città con i migliori lungometraggi in animazione, con due anteprime mondiali, tra le quali Sherlock Santa, con la presenza del regista Francesco Cinquemani e dell'attrice protagonista Elva Trill. Saranno presenti oltre 1.000 studenti coinvolti nell'iniziativa. Tra gli eventi, proiezioni di film e varie lezioni sul mestiere dell'attore, ci sarà anche Andrea Lucchetti, il campione di pallavolo con il suo Spike Team. Ma è un'edizione dedicata all'Aquila in cui RaiCom, Rai Ragazzi e Rai Radio Kids saranno i protagonisti principali, con un programma per le scuole che ha visto il tutto esaurito. Abbiamo dovuto addirittura respingere qualche richiesta perché avremo circa 1.000 bambini in 2 giorni. E ci sarà un programma di retrospettivi, ovviamente, con il meglio di Cartoons on the Bay, ma soprattutto due anteprime mondiali con la presenza di regista e attrice protagonista in sala venerdì 3 dicembre. Il 3 dicembre poi ci sarà un grande spettacolo con Armando Traversa e i pupazzi di Rai Radio Kids. A disegnare il poster di questa edizione è Nicoletta Costa, autrice della celebre serie Nina e Olga. La regione scommette su questo festival. Anche all'Aquila ci saranno anteprime mondiali. Ci sarà un grande coinvolgimento soprattutto dei bambini e dei minori. È la prima volta che Cartoons on the Bay si svolge con una Winter Edition, con una seconda edizione nel territorio della stessa regione. In passato si svolgeva soltanto poco prima di Pasqua in una sola città. Da noi, con lo stesso impegno economico, abbiamo ottenuto con la Rai una collaborazione più intensa che coinvolge l'intero territorio abruzzese. Si alterneranno appunto l'Aquila e Pescara e io spero che la buona riuscita e l'esperienza vissuta possa far crescere ulteriormente questo evento nei prossimi anni e rafforzare anche nella RAI la convinzione di aver fatto la scelta giusta nell'aver investito in Abruzzo e scelto l'Abruzzo come piattaforma per poter svolgere questo festival di livello internazionale.